in aula. Noi nella Capigruppo, dopo un suo comunicato stampa in cui asseriva di rifare il Morales e quindi di avere l'intenzione di riproporre il Morales a Lido Nord, abbiamo fatto un'interrogazione perché poi nel comunicato si evinceva che lo avrebbe rifatto l'amministrazione. Credo che lei il comunicato lo ha letto, quindi noi volevamo spiegazioni in merito praticamente a questa sua volontà, immagino la volontà della Giunta, e come immaginava di riproporlo, con quali fondi chiaramente. E poi noi avevamo chiesto attraverso un documento di bloccare praticamente qualsiasi tipo di rifacimento del Morales, fare chiaramente condividere quello che era un percorso, verificare quello che è stato fatto, perché in realtà quello che è stato fatto noi lo sappiamo attraverso i giornali, e soprattutto non dar seguito a quello che è un pasticciaccio che è andato avanti ormai secondo me da troppo tempo. In più, Presidente, la soluzione a queste problematiche un consiglio non può venirlo a sapere attraverso i comunicati, o più precisamente non è giusto che ad esempio una commissione cultura non si occupi di un problema di tal genere. Sarebbe opportuno, diciamo che sarebbe opportuno, anche per evitare che certe problematiche si verifichino. Ora, noi sappiamo che lei vuole rifare questo murales, condivisibile o meno, io vorrei capire da lei, ma anche se ci fosse stata non sarebbe stato male, cioè l'assessore alla cultura, perché intendete rifarlo nel momento in cui l'avete cancellato, con quali fondi intendete rifarlo e con quale procedura avete intenzione di portare avanti il rifacimento, qualora fosse vero, di questo Morales. Allora, la questione del Morales, come lei ha detto, chiaro? Sì. Io qui lo dico, sfuggito al controllo di molti, e non è giusto dire che il municipio ha cancellato, perché il municipio non ha cancellato niente. Chi l'ha cancellato? Allora, quel Morales l'ha cancellato l'autore stesso. L'autore stesso, che era lui unicamente che lo voleva cancellare. E io non voglio essere interrotta su questa cosa, perché su questa cosa io ho detto già tutto quello che ho da dire. Allora, il municipio ha cancellato un progetto delle scuole, non ha patrocinato il Morales, un progetto delle scuole ha patrocinato, che doveva finire un ultimo... Ma qual è il significato di patrocinare un evento? Mi scusi. Consigliera Ricca, lei lavora dentro la scuola e sa benissimo che ci sono degli eventi che la scuola e dei progetti a cui la scuola partecipa, in cui chiede il patrocinio e l'intervento dell'amministrazione, sono una serie di eventi, per cui il municipio ha patrocinato una serie di eventi, un progetto preciso che prevedeva una serie di iniziative, una serie di laboratori, una serie di cose. Portare avanti, io devo dire anche con molta professionalità, da parte dei docenti, ci sono stati tanti laboratori, ci sono stati altri enti che sono intervenuti, e ci sono state delle conferenze nelle sale della Guardia di Finanza, tutta quanta una bellissima iniziativa. L'ultimo step di questo progetto era questo Murales, che negli intenti e per come è stato presentato era un lavoro in cui dovevano essere inseriti i volti di Falcone, Borsellino, tutti gli esponenti che erano state vittime di mafia, proprio per rappresentare la legalità, e assieme a questi volti certamente era anche indicato che ci sarebbero state delle altre figure scelte dai ragazzi con delle assemblee cittadine e quant'altro. E ci sono state poi una serie di assemblee che i ragazzi hanno fatto, a cui noi non abbiamo partecipato, e che poi hanno portato a questo Morales, che è quello che poi è stato realizzato, che non era lo stesso che era partito negli intenti. Quindi la mattina
c'è stata una riunione qua insieme al docente, insieme al ragazzo che rappresentava l'autore, e c'è stata una discussione qua nella stanzetta, dove abbiamo preso parte io, il consigliere di Giovanni, anche lui si è cercata una soluzione, perché quel tipo di murales che era venuto fuori era sicuramente strumentalizzabile da parte dei ragazzi stessi, perché poi si è anche visto che la notte ci sono stati già degli altri montaggi e delle cose, e si è giunti a una conclusione che era meglio cancellare alcuni volti, alcune cose, per poi comunque in via temporanea. E poi questo l'autore ha cancellato la cosa è sfuggita totalmente al controllo, è intervenuta la stampa parlando di censure, allora, siccome non è nell'intenzione dell'amministrazione censurare nulla, e l'amministrazione nulla ha contro quei volti che comunque erano stati cancellati, con l'intento non perché si avesse qualcosa contro quelli, ma perché non c'erano i volti che ci dovevano essere, che avrebbero garantito l'imparzialità e l'essere al di sopra di tutto, e anche garantito che non venissero fatti su quel morale stanti vandalici e che non venissero strumentalizzati. Però purtroppo lo stato della cosa è stato tutt'altro il messaggio che è passato. E per i ragazzi sicuramente passare che c'è stato un messaggio di censura non è bello. Quindi io mi sono presa la responsabilità, visto che l'amministrazione nel suo programma ha l'intenzione di fare dei murales, perché c'è nel nostro programma di governo la street art e il fare i murales. Allora si dà l'opportunità ai ragazzi, dovendo fare dei murales, di partire dalla loro iniziativa e di partire da quei volti che erano stati cancellati, contro cui l'amministrazione non ha nulla a che fare. Quindi con quali fondi si realizzeranno? Con i fondi ovviamente della cultura, perché il murales è all'interno del programma di governo. Quindi lei farà un bando, riapre un bando, perché i fondi della cultura, cara Presidente, non sono fondi suoi, sono i fondi che sono ad appannaggio di quello che è una progettualità della cultura sul territorio. Allora noi che ce ne andiamo a fare di 48 associazioni, 50 associazioni nella consulta della cultura che condividono dei progetti del rilancio della cultura e hanno una visione di città? Che ce ne andiamo a fare se poi decidete di fare un murale, smetterlo in atto, ricancellarlo e rifarlo con i soldi della cultura? Presidente Sarazzi, cioè si svegli un attimo, cioè non può permettere che questo avvenga, perché quelli erano fondi del Ministero, quelli che lei va a utilizzare sono fondi della cultura. Fatti Zelati, prenda la parola e parli piuttosto che fare chiacchiere da bar. Non è possibile. Non è non ho finito questa cosa. Benissimo, Presidente. Avete continuate a dimostrare che il termine condivisione vi sfugge. Siete ignobili.